Nel lavoro capita veramente tutti i giorni di fare degli errori. Ma tu cosa fai quando l'errore è talmente tanto grande che le semplici scuse non possono bastare? Oggi ti voglio raccontare del disastro capitato qualche Natale fa in casa Amazon. Il papà della piccola Emma aveva acquistato la casa di Barbie Malibu con l'assicurazione che questa sarebbe arrivata prima di Natale. Beh, per un disguido tecnico, l'ordine invece sarebbe arrivato dopo Natale. Immaginati la situazione. Niente regalo per la mia bambina? Regalo che io ho pagato in anticipo? Guarda, avendo pure io una bambina piccola, in quel momento non mi sarei mai e poi mai voluto trovare nei panni di colui che doveva gestire il reclamo in Amazon. Eppure loro, in questo caso, sono stati superbi. Si sono superati fingendosi gli elfi di Babbo Natale e mandando un messaggio scritto indirizzato alla piccola Emma. Si congratularono con lei, in quanto Babbo Natale sapeva che lei era una bambina molto brava. E in maniera molto fiabesca spiegarono come Babbo Natale, per una sbadataggine, non aveva inserito il regalo all'interno del sacco. Erano tutti tristi per l'accaduto. Però la piccola Emma non si doveva preoccupare. Infatti, subito dopo le feste, Babbo Natale avrebbe fatto una spedizione solo per lei. Beh, questa gestione della crisi è stata superlativa. Infatti, il papà era tranquillizzato e la bimba era felice. E tutto ciò ci insegna due cose. Uno, se hai fatto un errore, non minimizzare, ma chiedi umilmente scusa. Due, usa la creatività. Rimboccati le maniche e cerca in tutti i modi di recuperare un cliente deluso. Guarda, sbagliare è normalissimo. E recuperare una situazione di questo tipo avrà sicuramente un costo maggiore. Però è molto meglio pagare questo costo e recuperare una situazione di questo tipo piuttosto che avere un cliente deluso che ci abbandona e parla male di noi a tutti. E tu invece, come hai recuperato una situazione disastrosa? Guarda, mi piacerebbe moltissimo sentire il tuo racconto. Ok, prima di salutarci, volevo ricordarti che ho realizzato un videocorso sulle strategie di marketing essenziali per la tua attività. E se superi l'imbarazzo di mandarmi un messaggio privato, te lo invio gratuitamente. Da Stefano Crucco è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!